Oggi abbiamo una visione del lavoro intellettuale piuttosto rigida. I romanzieri scrivono romanzi, i poeti scrivono poesie, gli studiosi di politica scrivono saggi sulla politica. Secoli fa le cose andavano diversamente. Era difficile, quasi impossibile, guadagnarsi da vivere con i frutti del proprio ingegno o della propria penna. Bisognava trovarsi un lavoro vero e scrivere nel poco tempo libero che restava. Oppure bisognava impiegarsi come segretari o precettori nelle case delle persone ricche. Machiavelli ha una vita diversa. È un politico, è un funzionario, è un uomo d'azione che diventa scrittore nella seconda parte della sua vita e lo diventa solo perché lo hanno estromesso da ogni incarico. Non è uno studioso di professione, è un dilettante di genio che, proprio come fanno i dilettanti, si cimenta in generi letterari differenti. Non c'è dubbio che Machiavelli sia stato uno straordinario scrittore di lettere, prima di tutto. Se consideriamo le lettere dei grandi autori del passato, come Dante o Petrarca, o di un qualsiasi altro scrittore del 400, vediamo facilmente la differenza. Innanzitutto, i predecessori e i contemporanei di Machiavelli adoperano quasi sempre il latino, mentre Machiavelli ricorre quasi sempre al volgare. In secondo luogo, le lettere degli umanisti servivano certamente a comunicare informazioni, idee, opinioni, ma erano pensate molto spesso come dei piccoli trattati, cioè un modo per insegnare qualcosa a qualcuno, come le lettere degli antichi, Cicerone o Seneca. Erano dunque qualcosa di più impegnativo e, per così dire, di più pubblico delle lettere o delle email che ci scambiamo oggi. Per esempio, accadeva spesso che le lettere di Petrarca fossero lette non solo dal destinatario, ma anche da una cerchia più larga di amici ed allievi. Le lettere di Machiavelli, invece, hanno un'immediatezza e una forza di verità del tutto nuove. Machiavelli non le scrive per insegnare, ma per raccontare il modo in cui egli vive e le idee su cui riflette, le idee che lo agitano. Perciò parla soprattutto di due cose, di sé e di politica. Spende pagine e pagine per analizzare la situazione italiana e internazionale, mentre non mostra alcun interesse per le questioni astratte. È durante l'allontanamento dalla vita pubblica, durante il soggiorno forzato nell'albergaccio, nella campagna di San Casciano, che Machiavelli scrive i suoi capolavori. In realtà egli è un autore eclettico, si cimenta in vari generi letterari, scrive poesie, scrive novelle, scrive opere teatrali modellate sul modello delle antiche commedie latine, scrive per esempio un capolavoro dell'arte drammaturgica del Cinquecento che è La Mandragola. E in questo periodo scrive anche un trattato linguistico, il discorso intorno alla nostra lingua, in cui prende posizione nel dibattito sulla lingua italiana. Egli sostiene che la lingua italiana dovrebbe modellarsi non sulla lingua dei grandi autori fiorentini del 300, Dante e Boccaccio, come sosteneva Pietro Bembo nelle prose della Volgar Lingua, che escono proprio nel 1525, bensì sul fiorentino vivo del suo tempo. Ma la fama di Machiavelli è legata soprattutto a due trattati politici, Il Principe e i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Il Principe, originariamente intitolato De Principatibus, sui Principati, è formalmente un trattato. Si compone di 25 capitoli, che si possono raggruppare in quattro sezioni, dedicate all'analisi delle varie forme di principato e dei comportamenti che un principe deve adottare per mantenere il potere e rafforzare lo Stato. Fu scritto tra l'agosto e il dicembre del 1513 e rivisto più volte fino al 1516, quando l'autore vi aggiunse l'ultimo capitolo, il 26esimo, e la dedica a Lorenzo II de' Medici. Il secondo trattato è I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. È un trattato in tre libri, iniziato nel 1513, poco prima del Principe, e completato tra il 1517 e il 1519. L'opera consiste in una serie di osservazioni di carattere politico
e sociale che prendono spunto dalla lettura dei primi 10 libri dell'opera Ab Urbe Condita, libri sulla storia di Roma dalla sua fondazione, dello storico latino Tito Livio. Un terzo trattato, anch'esso molto importante, dell'arte della guerra, fu scritto da Machiavelli tra il 1519 e il 1520. È un trattato in forma dialogica in 7 libri, in cui Machiavelli analizza in maniera dettagliata il problema dell'esercito, affrontando sia questioni di natura politica, sia argomenti di tecnica militare. Non a caso l'opera fu apprezzata e letta fino alla metà dell'Ottocento.